che brutta cosa vivere di cuore. Abbiamo ascoltato ieri nella lettera che Padre Pio scrive al suo padre spirituale, Padre Benedetto San Marco Illamis, il 20 novembre 1921, e che per noi è appunto il fondamento di tutta la preghiera della spiritualità di Padre Pio. Perché appunto Padre Pio amava, pregava, ammoniva, faceva le sue sfuriate con il cuore. E il cuore appunto è la fonte dell'amore. È questo cuore che è il motore della preghiera, lasciatemi passare questo termine, oltre che della vita dell'uomo, questo cuore è appunto il motivo per cui Padre Pio si sente divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo, è il motivo per cui Padre Pio soffre dinanzi alle infedeltà che gli uomini e le donne fanno nei confronti dell'amore e della misericordia di Dio. Se ricordate, qualche tempo fa abbiamo citato un'altra lettera in cui lui dice che dinanzi all'infedeltà e alle bestemmie, agli insulti degli uomini contro Dio, lui vorrebbe gridare in tutto il mondo e far capire a tutti com'è grande l'amore di Dio, com'è grande la misericordia di Dio per tutti gli uomini e le donne, anche per quelli che lo offendono, lo insultano e lo bestemmiano. Ma vorrei a questo punto leggere il commento che padre Alessandro da Ripa Bottuni ha riportato nel libro Padre Pio e la preghiera, proprio sulla lettera che abbiamo letto in queste ultime puntate di Padre Pio appunto al padre spirituale. Padre Alessandro da Ripa Bottuni riporta la riflessione che padre Roberto Moretti fece in occasione di un convegno sulla preghiera nella vita di Padre Pio. E padre Moretti dice che qui, cioè in questa lettera, veramente c'è il Padre Pio ritratto dal vivo, un uomo ricco di carismi divini, ma soprattutto di carità. Un uomo che diventa rude e quasi roso dinanzi alla tragica situazione umana fatta di tanta incoscienza, di orgoglio e di ipocrisia. Un uomo, Padre Pio, continua padre Roberto Moretti, chiamato a soffrire per gli altri e perciò è l'uomo della preghiera continua e confitto in croce. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!